E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlare con voi di uno degli update più interessanti di questa patch 6.2, quella ovviamente dedicata ad Halloween ragazzi. Come vedete sono nel parco giochi ragazzi, intanto stiamo vedendo che scendono gli airdrop rossi e oggi ragazzi voglio vedere insieme a voi 15 nuovi minigiochi che sono stati inseriti nel parco giochi. Prima di andare a vederli assieme ragazzi, però vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Quindi cominciamo subito con il primo ragazzi e proviamo a lanciarlo qua. Vediamo un pochettino. Guarda, guarda che storia. Guarda che storia. Cresce, cioè, è apparso una mini arena. Come vedete sono nuovi distributori di colore rosso. Possiamo prendere tutte le armi che vogliamo. Guardate che storia, con rarità diverse, senza spendere ovviamente nulla. Credo che possiamo anche cambiare esatto il tipo di arma che vuoi. Bolt action leggendario, oh mio Dio, il bolt action leggendario. No, prendiamoci ragazzi un assalto. Vediamo con l'assalto, con la mitraglietta. Facciamo avviare. 3, 2, 1. Come vedete ragazzi, dobbiamo semplicemente. Vediamo un po' dove mi sgazza il secondo. Proviamo qua. Guarda, il secondo è diverso, ragazzi. Sono distributori ancora. Questa volta voglio farlo. Questa volta voglio farlo con un fucile a cecchino. Dammi il mio bolt. Dammi il mio bolt. Fammi un po' vedere qua com'è che succede la cosa. Riproviamo subito. 3, 2, 1. Dai. Oh, cazzo, si muove. Oh, porca trota, si muove. Andiamo avanti, ragazzi. È la volta di quello blu invece. Quello raro. Vediamo un po' cosa ci regala. Attenzione. A parte la roccia in mezzo, che secondo me non andava fatta. Ma va bene, uguale. Stavolta ce la giochiamo facile. Ce la giochiamo facile con il nostro AR. Vediamo un pochettino com'è il terzo minigame. Attenzione. Oh, fermo, fermo. Oh! Sono in due o uno solo? Oh, fermo, fermo, fermo. Ma fammi vedere il viola, ti prego. È così un segreto di stato. Aspetta un momento, aspetta un momento. Ma non te lo fa vedere, raga, è un casino. Qua, qua, qua te lo fa vedere per forza. Ah! No. Non capisco. Cioè, qua, lì c'è un coso. Lì c'è un timer. E devo sparare fino di là, devo sparare. Vabbè, questo viola diciamo che è carino. Ma ci serve veramente un grande spazio per farlo. Ma vediamo le sfide invece da costruttore, quindi dove bisogna costruire nella maniera più veloce. Allora mi faccio vedere quello comune. Ok, si può tirare anche qua. Ok, devo costruire scala. Ok. Vediamo. 3, 2, 1. Quattro secondi e 14. Vediamo quello verde. Vediamo un pochettino, qua invece bisogna salire su un pochettino di più. Lo vediamo giusto molto velocemente, raga. Rampa. No. Aspetta, c'ho l'ansia di fare la prestazione. Andiamo a vedere molto velocemente anche quello blu, ragazzi. Quello raro. Ah, qua è uno scalamuro, scalamuro. Questo non mi viene. Scala. Muro. Scala. Muro, scala, muro, pavimento, pavimento. 8 secondi e 5, ragazzi. Vediamo quello viola invece. Sì, vabbè, dai. Questo lo guardiamo dalla lontananza, ragazzi. Questo invece ci chiede di fare il lama esattamente uguale a quello che c'è a crocevia del Ciarpame. Ma andiamo avanti, ragazzi, molto velocemente. Ci guardiamo al volo il minigame che è dedicato invece alle corse. Adesso tirarlo qua sarà un disastro. Proviamo così. Sono dei percorsi. 3, 2, 1. Aspetta. 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 Dove cazzo?
Ah, è un percorso da fare come quello che ci sono nelle challenge, raga. Vediamo di riuscire a tirarlo tipo qua. Ok. Eccolo qua che si vede. Sopra. Oh, porca trota! È un percorso che bisogna fare con le trappole. Ma sei serio? Ma sei serio? No, no, aspetta. Bisogna iniziare da qua. Sì, vabbè. E dov'è che bisogna andare? Uno. Se è pure con... Chi è che mi spara? Siamo l'ultimo epico per vedere com'è e ci prendiamo anche i leggendari, ragazzi. Dai, fammela tirare qua. Ok, qua te la fa tirare. Attenzione. Ma qua... Guarda cos'è creato! Guarda cosa ha creato! Cioè, da dove dovrei iniziare io questo percorso? Da qua, immagino. No, ci sono delle bouncer qua, addirittura. Da dove si inizia? Forse si inizia da qua. Ma sono pazzi, raga! No, non capisco dov'è l'inizio. Ma ragazzi, andiamo a vedere quelli invece leggendari, quindi i tre minigame più interessanti, come sempre vi ricordo, molto più divertenti da giocare in coppia o addirittura in squad, si chiamano Battaglia Navale. Andiamo a vedere il primo, qua c'è molto più spazio per tirarlo. E come vedete, se lanciamo il primo, ragazzi, vengono create due barche di metallo. Questo è quello leggendario, due barche di metallo dove voi potete spararvi da una parte all'altra con i vostri compagni di squadra e contro i vostri amici. Basta semplicemente, ragazzi, mettervi in una squadra diversa. Andiamo a dargli un'occhiata un attimo a queste barche. Cioè, guardate che storia, raga. GG per la battaglia navale. Ci si spara da una parte all'altra. Ci sono anche gli squali in mezzo, raga. Ci sono anche gli squali. Dovrebbero esserci dei distributori da qualche parte. Adesso non chiedetemi bene con precisione dove. Credo nella parte finale delle barche. Se non ricordo male, c'erano i distributori, li avevo visti. Dovrete trovare dei distributori che sono messi da qualche cacchio di parte per prendervi le armi. Dove caspita sono? Vabbè, sono da qualche parte. Proviamo con le altre barche. Magari, ragazzi, questi non ce le hanno. Proviamo con le barche, quelle epiche, che dovrebbero essere abbastanza simili. Fammele tirare. Fammele tirare. Sì, però è enorme, raga. Fammi tirare le barche epiche. Perché non me le mette? Fammi tirare le barche epiche. Fammi vedere, fammi vedere. Dai, ma sei serio? Non mi fa tirare le barche. Non mi fa tirare le barche epiche. Attenzione un attimo, attenzione un attimo. Dai, fammi tirare le barche epiche. Ma che schifo, ma perché non le posso? Guarda i distributori dietro. Guardali, guardali, guardali. Là ci sono dei distributori. Oh, non mi fa tirare le barche epiche, raga. Ma sei veramente serio? E come cacchio faccio io a giocarci se volessi giocare con le barche epiche? Scusami! Magari qua me le fa tirare, aspetta. Magari me le fa tirare qua, attenzione. Fammi tirare le barche. Fammi tirare le barche. Ah, porca miseria, fammi tirare le barche! Ok, qua me le fa tirare, preciso. Devono ancora migliorare assolutamente questi minigame, ragazzi. Ma per chiudere, ragazzi, vediamo il minigioco speciale che dovrebbe essere l'arena, ragazzi. Infatti, se la tiriamo, come vedete, eccola qua, ragazzi. Si crea la nostra famosissima arena. Oh, è meravigliosa, con gli alberi in mezzo. In mezzo è troppo, troppo OP, ragazzi. Guardate che storia. Mi sembra che ci siano da qualche parte, addirittura, eccoli qua, infatti, i distributori per recuperare le armi. E quindi, ragazzi, potete come sempre giocare con i vostri amici cercando di buttarli contro le trappole sfruttando anche i bouncer. Beh, ragazzi, questo era un video che vi faceva vedere tutti e 15 i minigiochi che sono stati inseriti in Parco Giochi. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, un super like, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo domani live con i fans. Ciao!